Amici carissimi, di nuovo dal Miramare di Manfredonia, sta per iniziare il secondo tempo della gara di campionato valida per la 14ª giornata tra il Manfredonia Calcio 1932 e la Sly United di Bari. Una gara importantissima, prima in classifica contro seconda in classifica, con il Manfredonia che deve recuperare ancora una gara, per cui ci sono molte chance per cui il Manfredonia possa addirittura agganciare la formazione della Sly, se non addirittura superarla qualora dovesse vincere questa gara interna del Miramare, ma sarà molto dura perché i primi 45 minuti sono stati combattutissimi fra le due formazioni. Il Manfredonia può recriminare su un fuorigioco al 18esimo minuto con la palla che è finita in porta e con l'intervento del direttore di gara su segnalazione del guardaline del secondo assistente, per cui è intervenuto e non ha convalidato il gol realizzato, il pallone che praticamente si è infilato nella porta difesa da De Santis. Mentre abbiamo ancora, il Manfredonia ha ancora da recriminare al 36esimo un legno colpito da Laboragine, il quale in azione di mischia si è ritrovato a poter calciare il pallone che però ha preso una strana traiettoria e poi ha concluso la sua corsa proprio sul palo alla sinistra di De Santis, per cui azioni per il Manfredonia che possiamo considerare importanti, azioni che hanno determinato per la squadra sipontina questa possibilità di poter sbloccare il risultato che però non è stato sbloccato a causa di queste azioni che comunque non hanno trovato una conclusione, e anche per una mancanza di decisione soprattutto da parte degli avanti sipontini nelle azioni offensive. Un po' sterile in attacco quest'oggi il Manfredonia, sterile altrettanto la Sly United, che al momento, a parte azioni offensive di una certa caratura, comunque senza costrutto sono state portate avanti da Manzari, da Zotti e da Andarevic, però senza, come detto, un risultato concreto in favore della propria squadra. E adesso il gioco è ripreso con il team ospite, la Sly, che riparte con Manzari, un tentativo in avanti di Manzari che viene frenato, torna indietro tutta la difesa del Manfredonia, e quindi attendiamo adesso l'effettuazione della rimessa laterale da parte della Sly United. Riparte, come detto, con Quacquarelli la formazione ospite, palla che poi termina dalle parti di Telera. E quindi lo scambio che avviene tra Morgillo e Telera in questa seconda frazione. Il Manfredonia attacca da sinistra verso destra, mentre la Sly all'opposto attacca da destra verso sinistra. Albrizio non riesce ad agganciare, poi lascia palla nella prosecuzione della corsa di Noia al portiere Morgillo. Riparte il Manfredonia con Basta, sempre Basta in avanti, poi Telera, giocano i calciatori del Manfredonia sulla striscia di difesa.
e poi un ulteriore intervento nel tentativo di far pervenire il pallone ad Albrizio. Non riesce questa ulteriore azione del Manfredonia. Sono stati giocati al momento 3 minuti e la squadra sipontina si ripropone in avanti adesso con Basta. Si ripropone in avanti adesso con Basta, l'intervento del direttore di gara. A consegnare il pallone ai calciatori sipontini che ripartono. Sono stati giocati già 4 minuti, ma al momento per questo secondo tempo non possiamo registrare alcuna azione offensiva. 0-0 il risultato, lo vogliamo ricordare, uno 0-0 che chiaramente lascia l'amaro in bocca soprattutto ai tantissimi tifosi del Manfredonia assiepati sugli spalti del Miramare, pubblico delle grandi occasioni quest'oggi tanto numeroso che ricorda tempi migliori. Alla battuta la squadra sipontina adesso con Mimmo Laboragine, effettuerà il cross Mimmo Laboragine, il colpo di testa di Telera, palla che è terminata di poco fuori. Questo avviene al 5° minuto di gioco. Schema precostituito per il Manfredonia, l'intervento del difensore, mentre è costretto sulle retrovie Beni Cicerelli, e poi all'indietro il pallone da parte di Sementino per il portiere. Torna indietro la formazione sipontina con Di Noia e poi riparte in avanti dalle parti di Trotta, che viene accusato di aver commesso fallo di gioco nei confronti del suo diretto avversario, per cui è concessa la punizione in favore della squadra ospite. Risultato apertissimo in una gara di estrema importanza, lo vogliamo ricordare. Il Manfredonia viene da un pari esterno, vittoria per la SLAI. Questo in occasione della 13ª giornata del campionato di promozione, mentre quella che si gioca oggi è gara valida per la 14ª giornata. Vogliamo ricordare ancora che in settimana il Manfredonia recupera la gara contro la formazione del Noicattaro, gara che non fu giocata a causa del maltempo. Calcio di punizione per il Manfredonia, il tiro sporco con deviazione, non c'è stata alcuna deviazione, quindi il pallone viene riconsegnato per il calcio di rinvio al portiere della Sly United. Incredibile come Albrizio avrebbe potuto allungare la gamba ed agganciare il pallone che era stato passato in malo modo nella zona di retrovia della formazione dello Sly. Diagne scatta sulla destra, entra in area di rigore Diagne, incredibile, e salva adesso il Manfredonia. L'intervento del portiere del Manfredonia, poi Di Noia, ha praticamente spazzato completamente il pallone, anzi Sementino ha spazzato completamente il pallone, che
andava pericolosamente in avanti verso la porta sguarnita, e adesso c'è ancora l'offensiva da parte della formazione della SLAI, molto pericolosa, prima vera grande occasione per la SLAI con la difesa del Manfredonia un po' in bambola per la verità, ed è stato bravissimo Morgillo ad intervenire per quel tanto che basta al fine di deviare il pallone, che poi a seguito dell'intervento del compagno di squadra è stato mandato fuori dalla zona d'area di rigore, e quindi si è evitata questa debacle per il Manfredonia. Adesso attacca, vedremo la reazione della squadra sipontina con Basta che si è portato al limite dell'area di rigore, poi l'intervento falloso di Sementino, lascia proseguire Zotti e il direttore di gara si porta verso Sementino per ammonirlo a seguito dell'intervento falloso di poc'anzi descritto in occasione del nostro intervento in diretta. Quindi ulteriore ammonizione per il calciatore del Manfredonia. Pericolosa la SLAI, ancora in area di rigore, attenzione, Di Agnè mischia in area di rigore, palla che termina fuori dal rettangolo in calcio d'angolo, pericolosissimo ancora Di Agnè, incredibile come questo calciatore sia stato lasciato libero in un paio di occasioni, occorre serrare i ranghi, fare guardia su Di Agnè che è apparso libero in due occasioni, nessuno a marcare, e palla che attraversa tutta l'area di rigore, incredibile, lamentano i calciatori della SLAI di gioco falloso nei propri confronti, addirittura ci sta lo stesso intervento del direttore di gara a segnalare il calcio d'angolo che viene battuto, e per fortuna viene spazzata completamente l'area di rigore del Manfredonia. Ancora un intervento del direttore di gara, Manfredonia in difficoltà in questo momento, appare chiaramente in difficoltà la squadra sipontina. Basta, il pallone è terminato fuori, siamo al limite dell'area di rigore, prova a voltarsi Zotti, riesce il cross, l'intervento di Telera di testa, poi un ulteriore intervento falloso su Albrizio, già calciato il pallone, palla verso Trotta in area di rigore ed è gol, il Manfredonia ha realizzato, ma l'arbitro ha fermato il gioco, incredibile, non è stato ripreso il gioco, incredibile come l'arbitro è intervenuto mentre tutti erano concentrati sull'azione offensiva di Pasquale Trotta, che tra l'altro aveva subito un netto fallo da calcio di rigore, ma tutto è stato vano visto e considerato che l'arbitro è intervenuto ad annullare, ovvero a non convalidare affatto l'azione del Manfredonia visto che non aveva dato il segnale di ripartenza, mentre attenzione alla SLAI United in area di rigore, mischia ulteriore Nadarevic, velocissimo in avanti, ha creato seri grattacapi per la difesa del Manfredonia, e il pubblico del Miramare adesso incita i propri beniamini a reagire
il pubblico si è accorto del momento di difficoltà dei propri beniamini e quindi adesso stanno incoraggiando i tifosi, i giocatori del Manfredonia. Dino. Sì, un Manfredonia che è entrato un po' scarico in campo all'inizio ripresa. Stranamente li abbiamo visti un po' impacciati in difesa e lo Sline stava approfittando. Ecco ancora Zotti che si porta a spasso un paio di giocatori. Per fortuna recuperiamo bene la palla e riportiamo tutto al suo posto. Ma comunque lo Sline possiede bene questa palla. Guarda quanti fraseggi e quanti tiri del tentativo di poter piazzare questa palla al centro e di liberare qualcuno al tiro. Il materiale, come ti dicevo, lo vedo meno pimpante rispetto al primo tempo. Forse è il momento che mister Agnelli dovrebbe effettuare qualche cambio per mettere uomini freschi in campo e dare una maggiore spinta in avanti. Ecco, siamo propositivi in avanti, però non c'è nessuno al quale appoggiare la palla e ha tentato il tiro direttamente in porta a Peris. Angolo per il Manfredonia. Un Manfredonia che ora si è riversato tutto in avanti, spinto anche da questo gran tifo, con tutti i tifosi che stanno facendo veramente il dodicesimo uomo in campo e spingono i colori bianco-celesti nel tentativo di trovare la via del gol. Ora vediamo un pochettino chi batterà il calcio d'angolo, tutti gli uomini si sono posizionati in campo ed ecco subito il mister ci ha ascoltato e sta iniziando a far riscaldare il numero 20 del Manfredonia Grumo per effettuare la prima sostituzione. Sì, in effetti sta per essere battuto il calcio d'angolo mentre si prepara Grumo. Calcio d'angolo battuto, nessuno interviene di testa. E c'è possibilità proprio per la Sly di ripartire. Nadarevic, Manzari, pericoloso. Occorre davvero fare molta attenzione, perché la Sly gioca tutta la propria potenzialità, soprattutto sulle ripartenze. Esce il numero 9 Albrizio ed entra il numero 20 Grumo. Esattamente al 15° minuto. Esce Albrizio, entra Grumo, quindi una maggiore spinta offensiva, un calciatore fresco rispetto ad Albrizio che ha dato tantissimo, però non è stato effettivamente dicevamo Albrizio come nelle altre occasioni, pericoloso al punto da creare vere e proprie difficoltà in avanti. Però sappiamo che Albrizio è calciatore di valore e quindi il suo apporto è molto importante per l'economia del gioco del Manfredonia, che adesso è costretto sulla difensiva. Siamo giunti al 16° minuto, 0-0 il risultato. Ancora in avanti Peres per i Sipontini. Telera con il petto, poi Basta in avanti, Grumo che adesso ostacola il portiere. E c'è un intervento di Telera che viene punito con una ammonizione. Vogliamo ricordare che Sementino è stato uno degli ultimi ammoniti del Manfredonia, poi anche Telera. Intervento falloso di Telera, Giuseppe Telera, che è stato punito con un calcio di punizione che dovrà essere battuto. 17° minuto di gioco. Manfredonia che dovrà ricaricare le proprie batterie, apparso in difficoltà soprattutto in questo secondo tempo, anzi gli avversari della Sly hanno manifestato in questa seconda frazione una maggiore lucidità in avanti, tant'è che le azioni più pericolose le hanno prodotte proprio in questa seconda frazione di gioco, in questo secondo tempo.
probabilmente verrà effettuata una sostituzione ad opera della Sly United, mentre dovrebbe entrare in campo la Carra, calciatore che ha indossato anche la maglia del Manfredonia, quindi calciatore che indossa la veste di ex la Carra con il numero 22 al posto di Manzari. Quindi la Carra al posto di Manzari, ex calciatore sipontino, molto pericoloso, calciatore che conosce benissimo il rettangolo di gioco del Miramare, avendo giocato con la squadra sipontina nel campionato di Serie D. Autore di un gol importantissimo realizzato nella scorsa stagione contro il Manfredonia in occasione del 3-1 conquistato dalla formazione della Sly United contro il Manfredonia. E siamo giunti al 20° minuto, altri 25 di gioco per un Manfredonia che deve rigenerarsi in questo secondo tempo rispetto alla formazione della Sly United, che è stata davvero molto pericolosa e probabilmente più fruttifera in avanti. Adesso un tiro che ha spazzato completamente la propria area di rigore, ha attraversato tutta l'area di rigore della Sly United, condotto in avanti dai sipontini. Squadra della United, mentre in avanti il Manfredonia, incredibile, con Grumo si era reso pericoloso il team sipontino, con Grumo che sta dando un tocco di vitalità in avanti per la formazione di casa, mentre a questo punto il gioco sembra essersi assopito dopo le veementi azioni iniziali da parte della Sly United. Parte la formazione di mister Agnelli con Trotta sulla sinistra, il passaggio incredibile di Grumo all'indietro, Benny Ciccerelli a Basta, Alessandro Basta al cross, in avanti, il colpo di testa e il portiere della Sly che para, Grumo ha colpito di testa, un buon intervento di Grumo sul tiro cross e si è fatto trovare pronto il portiere della Sly De Santis, a terra ha frenato il pallone diretto verso la porta. Cambio Zolacambo e il Manfredonia che continua a mantenere il possesso palla. Adesso il pallone conquistato dai calciatori della Sly, un tiro cross verso l'area di rigore che viene immediatamente respinto oltre il rettangolo sul laterale di sinistra per le posizioni dei calciatori sipontini. E ancora una rimessa laterale e poi un calcio di punizione che viene assegnato in favore della Sly United, che attacca, e quindi una ulteriore azione offensiva da parte dei calciatori baresi. In avanti con il Manfredonia,
interamente costretto sulla difensiva della propria area di rigore. Solo Perez è al limite dell'area di rigore, tutti i calciatori sipontini sono stati costretti ad indietreggiare. Attenzione, fortuna ha voluto che non vi è stata possibilità di tiro in avanti, si è corso un bel rischio incredibile. Non conta averlo conosciuto, conta solo il rispetto. Black vive, si tratta di un tifoso del Manfredonia che viene celebrato dagli ultras sipontini a ricordare questo ragazzo giovanissimo che a causa di una malattia è deceduto. Era un grande tifoso del Manfredonia, un beniamino della tifoseria locale. Siamo giunti intanto al 24esimo minuto di gioco con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e chiediamo al nostro Dino La Torre se vi possa essere, secondo l'esperienza che conosciamo, qualche possibilità per sbloccare il risultato, risultato che è fermo ancora sullo 0-0 ma che continua ad essere in bilico. E adesso un calcio di punizione, un calcio di punizione con un Manfredonia ancora in chiara difficoltà, soprattutto quando va sulla difensiva. Dino. Sì, Vincenzo, per come si è messa la partita in campo sembra la classica partita che si può risolvere per l'azione di un singolo, per un'invenzione di qualcuno, perché le due squadre si annullano perfettamente in tutti e due i reparti. Non c'è possibilità di trovare un gioco sia da una parte all'altra corale per poter mettere questa benedetta palla in porta, però siamo sicuri che anche noi abbiamo gli uomini giusti per risolvere la partita. Vedi lo stesso Trotta che viene sempre raddoppiato quando arriva al limite dell'area e lui potrebbe essere la chiave di svolta per quanto riguarda i colori bianco-celesti, come anche il nostro Santoro che entra sempre nel finale e quasi sempre fa gol, potrebbe essere la mossa vincente di mister Agnelli nell'ultimo quarto d'ora. Dall'altra parte dobbiamo sempre comunque stare attenti a Zotti, che è l'uomo che può risolvere la gara, e come ti dicevo poco fa è una partita dove tutte e due le squadre si stanno annullando, le azioni veramente pericolose si contano pochissime, ma che comunque noi contiamo di sbloccarla con il nostro uomo migliore e il più rappresentativo, che è il capitano del Manfredonia, Trotta. Beh, di buon auspicio questo tuo commento, Dino. Intanto seguiamo la partita e torniamo a descrivere quello che accade sul campo. Gioco fermo ancora. Il direttore di gara, il signor Simone Caruso di Viterbo, collaborato dai signori Giuseppe Rizzi di Barletta e Giovanni Massari di Molfetta, sta dirigendo questa partita e al momento possiamo tranquillamente definire l'arbitraggio abbastanza corretto. Sì, sì, nulla da eccepire, l'arbitro si sta comportando in una maniera perfetta, non ha sbagliato mai, possiamo dire, le sue scelte, anche quando è stato dal primo minuto subito fuori, ha tirato fuori il cartellino, ha fatto capire che le azioni scorrette vengono subito punite, e così sia da una parte che dall'altra non ha commesso errori dal nostro punto di vista. Una partita che comunque è molto difficile da arbitrare, conosciamo anche la veemenza degli uomini dello SLAI e anche i loro modi un po' duri di affrontare le gare, e noi comunque siamo ora magari riprendendo un po' la gara per portare avanti questo risultato, cercare di portare a casa questo risultato pieno. Gli uomini di mister Agnelli hanno ritrovato un po' il possesso del centrocampo, fermando gli avanti dello SLAI e ripartendo spesso e volentieri con delle incursioni in area ospite. Grazie a Dino La Torre. Continuiamo con la descrizione di questa gara che è arrivata al 28esimo minuto del secondo tempo.
quindi poco più di un quarto d'ora alla conclusione ci saranno senz'altro i canonici 5 minuti di recupero, però è chiaro che il Manfredonia non può contare sui minuti finali, deve accelerare il ritmo e battere il tempo per potersi portare sotto porta. E questa una azione importante, Diagne ha colpito il pallone, con la mano l'arbitro non ha ritenuto di voler ammonire il calciatore della squadra avversaria, anche se da parte dei Sipontini era stata chiesta l'ammonizione per questo intervento falloso con le mani. Intanto sta per essere battuto un calcio di punizione, siamo sulla tre quarti campo e siamo giunti al 29esimo minuto del secondo tempo, un quarto d'ora al termine più recupero. Grumo sul pallone, batte Grumo, il pallone termina al portiere De Santis. A sorpresa Grumo ha calciato per le vie centrali il pallone che è terminato fra le braccia del portiere De Santis della Sly United. Un tentativo a sorpresa che non ha sortito effetto, per la verità. E intanto c'è un tiro, attenzione al portiere del Manfredonia Morgillo, che ha un controllo un po' difficoltoso, però poi mantiene il possesso della sfera. Palla basta, attenzione in area di rigore, l'intervento del portiere del Manfredonia Morgillo con i piedi, e c'è un'intera zona del campo, il centrocampo, che è completamente lasciato alle intemperanze della squadra barese, assente completamente il centrocampo del Manfredonia. Occorre davvero intervenire, forse è il caso, è il momento di schierare Stoppiello, che potrebbe dar man forte al centrocampo. Manfredonia ha sfilacciato proprio nella zona centrale del campo, perché la squadra ha abbassato il proprio baricentro sulla difensiva e sono stati lasciati in avanti i soli Trotta e Grumo. Sì, siamo in sette in difesa praticamente, Trotta e Grumo in avanti, al centrocampo manca chi deve fare filtro. Come dicevi tu, Stoppiello potrebbe essere l'uomo giusto da poter mettere in campo con tanto fiato in corpo e poter portare palla in avanti e cercare sempre di portare la palla a Trotta e Grumo nel tentativo di portare la palla in rete per questo vantaggio che tarda ad arrivare. Ora vediamo ancora una volta il Manfredonia in avanti con il suo capitano che aggancia male la palla e la difesa recupera e libera. Purtroppo è andata male questa volta, uno stop che poteva essere sicuramente l'apertura per trovare la via della rete non è andata a buon fine. Comunque siamo sempre in avanti, ecco palla recuperata dallo Sly che subito riparte in avanti, lanci lunghi per la Carra, ma la difesa in netto vantaggio. Attenzione, un retropassaggio difettoso del Manfredonia e Morgillo riparte di nuovo, palla in avanti, palla comunque a centrocampo, subito riconquistata dallo Sly, perché a centrocampo purtroppo siamo abbastanza scoperti. La palla a Morgillo, ora vediamo che mister Agnelli sta preparando un cambio, speriamo che al più presto lo faccia, perché dobbiamo cercare di recuperare subito il centrocampo, altrimenti ecco qua, è arrivato il momento, ora c'è il momento del cambio. Vincenzo, sì, dovrebbe entrare in campo Roberto con la maglia numero 15 al posto di Perez, per cui c'è questo cambio in atto, Roberto al posto di Perez, ci aspettavamo altro, quindi probabilmente Agnelli ha lasciato spazio per gli ultimi minuti agli altri cambi,
mentre adesso è Grumo che riesce a liberarsi, va al limite dell'area di rigore, il tiro cross di Grumo, Tratta, e gol, 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 Tratta, ha segnato per il Manfredonia, Grumo, Tratta, grande gol di Pasquale Tratta, grande gol di Pasquale Tratta, il Manfredonia ha sbloccato il risultato esattamente al 33° minuto di gioco, c'è voluta una invenzione di Grumo e il gol di Pasquale Tratta, il quale non ha disatteso i suoi tanti tifosi, i suoi tifosi biancocelesti, il cuore di Pasquale Tratta, e il Manfredonia è passato in vantaggio 1-0 per i Sipontini. Pasquale Tratta su cross di Grumo, Dino. Era l'uomo che tutti ci aspettavamo, come ho detto poco fa, l'uomo che poteva mettere la palla in porta e sbloccare questa gara, e così è stato. Grumo, il neo entrato nella ripresa, ha pennellato questa perfetta palla per il capitano del Manfredonia, che ha depositato alle spalle di De Santis un vantaggio che comunque ci sta tutto, una partita equilibrata, ma che comunque il Manfredonia non ha mai abbassato poi avanti le sue possibilità di fare rete. Dopo il palo del primo tempo è arrivata questa gran rete di Tratta, che è sfuggito al suo marcatore e ha portato i colori bianco-celesti per questo vantaggio di 1-0. Entra Roberto, intanto c'è stato anche un cambio da parte della SLAI, è uscito Devezze, non abbiamo visto per la verità chi è entrato, poi staremo a vedere, forse Sguera con la maglia numero 11, Sguera, ma il Manfredonia ha siglato il gol più importante dell'anno. Il gol che potrebbe determinare questa partita, il minuto esatto, Dino. 33°. E attenzione, adesso iniziano ad innervosirsi i giocatori in campo. La Carra si è portato minaccioso su Grumo. Attenzione, si sta formando una mischia fra i calciatori. Tutti invitati alla calma, mentre guardiamo come è impassibile Danilo Quarto, che è rimasto nell'area tecnica a guardare, ad osservare. Intanto aspettiamo cosa deciderà il direttore di gara, ma credo che molti si aspettano una decisione, molti si aspettano una decisione del direttore di gara. Due ammonizioni, Grumo e Diagne, quindi Diagne è ammonito e lo stesso è Grumo, autore del tiro cross che ha permesso a Pasquale Tratta di incunearsi in area di rigore con gioco sotterraneo praticamente, e il gol dell'1-0 che ha sbloccato il risultato. Un'altra sostituzione, esce Altares ed entra con la maglia numero 13 Lo Russo, quindi si tratta del terzo cambio da parte della SLAI. Ricordiamo che sono i 5 addirittura i cambi che potranno essere effettuati per ogni squadra, quindi ci aspettiamo questo festival dei cambi. Mentre siamo giunti al 38° minuto, ma chiaramente la gara non finisce al 45°, con assoluta probabilità la gara
potrebbe avere quantomeno 5 minuti di recupero, in considerazione anche dei tanti cambi che sono stati effettuati al momento e che potrebbero essere ulteriormente effettuati. Grande azione del Manfredonia con Grumo che ha realizzato questo tiro cross che è servito a Pasquale Trotta per intrufolarsi da vero rapinatore, uomo gol per tutte le stagioni, uomo gol in ogni occasione, ed è bello che il risultato sia stato sbloccato proprio dall'uomo più rappresentativo di questo Manfredonia Calcio. Attacca il Manfredonia in questo momento, gioco confuso nella zona di cerchio di centrocampo, palla Zotti a terra, un giocatore del Manfredonia, mentre continua l'offensiva per i giocatori della formazione della Sly United, a terra un giocatore, l'arbitro dovrebbe intervenire e infatti così è. L'intervento dei sanitari per il Manfredonia, e ricordiamo che siamo giunti al 39esimo minuto del secondo tempo e ci sarà molto da soffrire, Dino. Sì, perché comunque il recupero sarà bello lungo, a parte i cambi. Ormai il gioco è abbastanza spezzettato dopo il solito tentativo di rissa, ora c'è anche questo infortunio che sicuramente porterà via altri minuti. Vivremo un recupero abbastanza lungo di almeno 5-6 minuti e con una gara che, se gli biancocelesti riusciranno a non perdere la testa, potranno portare tranquillamente in porto, visto che in attacco la forza d'impatto, la forza d'urto dello Sly si è spenta. Sì, forza d'urto dello Sly che è vero si è spenta, però aspettiamoci ovviamente la reazione della squadra barese, che non ci sta senz'altro a perdere questa importante sfida. E infatti si parte dalle retrovie quando siamo giunti al 40esimo minuto. Stiamo a descrivere gli ultimi 5 di gioco ufficiali, poi l'arbitro consegnerà alle due squadre l'ordinanza, come si suol dire in questo caso, per disputare i minuti in più di gioco. A terra un calciatore della Sly, Zotti sta per battere il calcio di punizione, Quacquarelli si rialza, era dolorante, poi Zotti per la Sly, molto pericoloso questo giocatore, palla in area di rigore, per fortuna è stata colpita con la testa e buttata fuori dall'area di rigore. Adesso c'è un altro calciatore del Manfredonia a terra, dolorante. Gioco molto duro fra le due formazioni, o apparentemente tale. Scorrono i minuti, 42 al momento. Vogliamo ricordare il risultato, è di 1-0 in favore del Manfredonia, gol siglato al 33esimo da Pasquale Trotta su assist di Grumo. E riparte la squadra sipontina dalle retrovie con il portiere Murgillo, mentre notiamo la presenza a bordo campo di un altro giocatore del Manfredonia che sta per entrare. Trattasi di De Filippo, Leonardo De Filippo dovrebbe entrare a dare manforte alla difesa, e fa bene mister Agnelli ad aggiungere un difensore, Leonardo De Filippo. Un difensore al posto di Laboraggine, quindi
dovrebbe uscire dal campo la Boragine ed entrare in campo Leo De Filippo. Beh, chiara la volontà di Agnelli di dare manforte alla difesa, quindi ha tolto un uomo di centrocampo e quindi ha aggiunto un ulteriore difensore. Sì, De Agnelli è chiarissimo, solo da alzare il muro, di bloccare le ultime possibilità di incursione dello Sly, che ormai, come ti ho detto prima, è abbastanza spento, con due uomini freschi in difesa sicuramente potrà fermare le ultime frecce all'arco della squadra del patron quarto. Uno Sly che comunque oggi l'abbiamo visto messo in campo dal suo mister abbastanza bene, però non è stato pericoloso come in altre occasioni, anche perché la bravura dei nostri difensori è stata sì tale da annullare gli uomini più pericolosi dello Sly. Intanto siamo giunti al 44esimo minuto, un solo minuto di gioco, poi sarà segnalato il recupero. Sarà segnalato il recupero per questa gara che davvero sta riservando ai tanti tifosi accorsi al Miramare un clima di emozioni pazzesco. Attacca lo Sly. Ormai sono saltati tutti gli schemi, si gioca praticamente rincorrendo il pallone nel tentativo di una sortita offensiva che possa dare frutti sperati o insperati. Ancora in avanti, attenzione, attenzione, la Carra lamenta la Carra un'azione nei suoi confronti. 5 minuti di recupero. E credo si stia scaldando anche Matteo Stoppiello per gli ultimi 5 minuti. La Carra ha protestato nei confronti del secondo assistente, chiedeva il calcio di rigore per il fallo subito in area di rigore, ma per la verità forse avrebbe meritato una bella ammonizione. Sì, è una simulazione bella e buona, ci stava tutta l'ammonizione perché si è tuffato, non è stato assolutamente toccato. Però va bene così, l'arbitro ha visto tutto con il suo guardaline che ha guardato e non ha segnalato assolutamente nulla. Vincenzo, il gioco è ripreso, la palla è sempre in possesso degli uomini di mister Agnelli, però possiamo dire che fino ad ora, da quando ha fatto le sostituzioni, il Manfrina Calcio ha chiuso veramente questo muro e la palla non riesce più a entrare in difesa. Ottimo l'intervento a campanile di Pasquale Trotta che lancia il pallone oltre la linea di mezzocampo e il pallone termina dall'altra parte del campo. Intanto sta per entrare Stoppiello al posto di Ciccerelli, quindi esce Ciccerelli, entra Matteo Stoppiello a dare manforte al Manfredonia. E siamo giunti al 47esimo in questo momento. Non sappiamo se ci sarà un ulteriore minuto di recupero. È entrato Matteo Stoppiello, è uscito Ciccerelli, va subito a dare manforte alla difesa mentre tutti i giocatori sono schierati per il calcio di punizione che è stato battuto da parte della Sly, svirgola completamente il pallone. Attenzione all'area di rigore del Manfredonia. Nadarevic. E adesso guardiamo con attenzione quello che accade in campo per questi ultimi istanti di gioco che potrebbero servire ai giocatori. Attenzione, attenzione al pallone che ha colpito il palo, incredibile, ha colpito il palo, avevamo visto la porta sguarnita,
il pallone stava per essere segnato, un autogol clamoroso, mentre adesso si attacca dall'altra parte con Grumo. Grumo, il passaggio, tutti chiedono il passaggio, ma Grumo vuole tentare il tiro, un potente tiro rivolto al portiere De Santis, che respinge il pallone. Grumo è stato un po' egoista, però forse ha fatto anche bene, ha fatto anche bene. Il pallone si è fermato sul palo, avevamo visto la porta sguarnita, un clamoroso autogol, mentre è incredibile come il portiere ha respinto, il portiere ha respinto il pallone in fallo laterale dopo il potente tiro di Grumo. Siamo giunti intanto al 49esimo minuto di gioco, un solo minuto, probabilmente l'arbitro concederà un ulteriore minuto per il cambio. Grumo al tiro, il pallone, peccato che Pasquale Trotta non si è fatto trovare vicino all'area di rigore, avrebbe potuto davvero assestare il colpo del KO al portiere De Santis, ma intanto continua il gioco con la Slai che sta sparando le ultime cartucce. Interviene adesso il portiere del Manfredonia, Morgillo. Siamo giunti al 49esimo e 50 secondi, manca pochissimo e il pubblico del Miramare sta chiamando il segnale di chiusura delle ostilità, il pubblico del Miramare sta chiamando il segnale di chiusura delle ostilità e attendiamo che l'arbitro, il direttore di gara, fischi la fine di questa partita. Probabilmente sarà concesso ancora qualche altro secondo a seguito delle ulteriori sostituzioni che ci sono state e il direttore di gara segna la fine delle ostilità. Il Manfredonia ha vinto, il Manfredonia ha battuto la Slay United di Bari. Il Manfredonia con Pasquale Trotta ha regalato una pagina di storia ai propri impagabili tifosi. Grande Manfredonia, e adesso si scalda il pubblico del Miramare, si scalda per festeggiare questa incredibile, bellissima vittoria. 8 dicembre 2019, il Manfredonia ha battuto la Slay United, il Manfredonia torna al primo posto in classifica, agguanta, aggancia la Slay United e adesso per il Manfredonia c'è la possibilità, davvero la possibilità, di svettare solitaria in testa alla classifica a seguito del recupero che ci sarà in settimana contro la formazione del Noicattaro. Ricordo che la partita si giocherà alle ore 20, mentre adesso probabilmente i calciatori della Slay United non sono contenti del risultato, non sono affatto contenti di questa contesa. Nadarevic si è fatto prendere un po' troppo dal nervosismo, è il presidente della Slay United, Danilo Quarto, che sta invitando i suoi uomini alla calma, mentre adesso festeggiano i calciatori del Manfredonia, festeggiano, si porteranno sicuramente sotto, e adesso sotto gli impagabili tifosi, e adesso assistiamo a quello che è il rito bellissimo delle feste da parte dei tifosi a favore dei propri beniamini. Abbiamo vinto, il Manfredonia ha regalato una grande pagina di sport, una grande pagina di storia sportiva locale con questa vittoria. Il Manfredonia con gol siglato al 33esimo minuto del secondo tempo da Pasquale Trotta ha vinto la gara più importante di questo girone di andata, aggancia la formazione della Slay United e adesso ha un jolly a proprio favore che è quello del recupero della gara contro il Noicattaro. I tifosi stanno cantando e stanno osannando, gli impagabili tifosi della gradinata est stanno cantando e stanno osannando e Danilo Quarto sta festeggiando anche lui. I tifosi del Manfredonia ha battuto le mani, batte il pubblico nei confronti
del batte le mani nei confronti del pubblico, non sappiamo se lo fa a titolo di sfottò o se lo fa con assoluta serietà. Noi vogliamo sperare che sia serio questo saluto da parte di Danilo Quarto. Sì, Vincenzo, un Danilo Quarto che quest'oggi al Miramare è stato abbastanza tranquillo, si è guardato la partita, non ha come al solito fatto cose strane, non si è buttato in campo. Alla fine, quando il Manfredini è passato in vantaggio, ha guardato i suoi giocatori e non ha commentato più di tanto, e ora alla fine è stato lui che ha sedato un po' gli animi quando qualche giocatore a fine gara, forse vittima del nervosismo, voleva infierire contro qualche giocatore biancoceleste. Un Danilo Quarto che è uscito applaudito dai tifosi biancocelesti, che ha riconosciuto lo superiore, la superiorità della squadra degli uomini di mister Agnelli, e ora tutti gli 11, compresi anche gli uomini della panchina e lo staff dirigenziale, sono sotto la gradinata per prendersi questo meritato applauso. Una vittoria rincorsa da più di un anno, una vittoria meritata, una vittoria che ci porta in questo momento a pari punti con lo SLA in classifica e che mercoledì, come hai ricordato poco fa, potrebbe portare un più 3 per il Manfredonia se riesce a battere il Noicattaro in casa con gara inizio alle ore 20. Speriamo che tutto vada per il meglio, così poi potremo guardare veramente da soli dall'alto della classifica questo campionato di promozione pugliese. Manfredonia che quest'oggi è ben carico ora dopo questa vittoria e sicuramente non deluderà i tifosi nella prossima gara tra 3 giorni qui al Miramare. Sì, si sta festeggiando, i giocatori sono stati raggiunti dal presidente Raffaele De Nittis, che adesso si è associato ai giocatori del Manfredonia a festeggiare sotto la gradinata est, ma come doveroso i giocatori del Manfredonia adesso stanno abbracciando tutto il Miramare, tutti i tifosi, tutti gli impagabili tifosi del Miramare che sono accorsi davvero in tantissimi, oltre 4.000 quest'oggi al Miramare in questa serata di gloria per i colori biancocelesti. Ricordiamo il risultato finale è stato del Manfredonia, il risultato di vittoria è stato del Manfredonia, 1-0 il finale, vittoria del Manfredonia con gol siglato da Pasquale Trotta. È tutto da Manfredonia TV, ringraziamo Dino Latorre, ringraziamo Michele Arbillotta, ringraziamo il nostro regista Andrea Colaianni, da parte di Vincenzo Di Staso il più cordiale saluto e l'appuntamento rivolto alla prossima grande occasione. Buona serata.